compressore, riverbero, chorus, delay, overdrive, noise gate. Come e in che ordine collegare questi e molti altri pedali? Sicuramente almeno una volta nella vostra vita vi sarete posti questa domanda. Bene, io sono Roby Rox e in questo video andremo a vedere qual è l'ordine tendenzialmente più corretto di collegare i nostri pedali. Iniziamo subito. Bene, allora, per quale motivo ho detto la maniera che è tendenzialmente più corretta di collegare i pedali? Perché in effetti non esiste alcuna maniera corretta di collegare i pedali. Mi spiego. La musica è un'arte, quindi come tutte le arti abbiamo licenza artistica, possiamo fare quello che vogliamo. Quello che per esempio può essere bello per me non è detto che lo sia anche per te. Quindi sostanzialmente non esiste una regola, esistono però delle linee guida per far sì che questi effetti funzionino meglio. Detto questo, inoltriamoci in questa selva di pedalini e vediamo di capirne qualcosa di più. Sì, perché oggi voglio parlare proprio di pedalini collegati all'amplificatore. I concetti, bene o male, sono gli stessi anche per il digitale, con qualche piccola differenza che vi dirò alla fine del video. Quindi ora farò l'esempio di un chitarrista che suona con i suoi pedalini collegati direttamente all'input dell'amplificatore. Quindi diciamo così, il metodo classico: chitarra, pedaliera composta da vari pedalini, ingresso nell'input dell'ampli, stop. Cominciamo quindi col dire che ci sono tre grandi categorie di effetti: la categoria di effetti di dinamica, di effetti di modulazione e di effetti di ambiente. Gli effetti di dinamica andrebbero messi all'inizio della catena. E quali sono questi effetti di dinamica? Sono quegli effetti che vanno a variare il volume e la caratteristica del suono. Per esempio un compressore comprime i picchi di volume e, se vogliamo, innalza anche il volume medio, quindi va a modificare la dinamica del nostro strumento, come pure anche un pedalino overdrive. Infatti un overdrive aumenta di molto il gain, quindi il volume in ingresso, per mandarlo appunto in distorsione, in saturazione. In pratica va a simulare la saturazione delle valvole. Quindi, che siano compressori, overdrive, limiter, booster, questi sono tutti effetti di dinamica. Poi abbiamo gli effetti di modulazione, che normalmente si trovano in centro. Gli effetti di modulazione sono tutti quelli, e sono moltissimi, che vanno a modificare, a variare il colore del suono. Per esempio, i più famosi: un chorus, un flanger e un phaser. Questi sono effetti di modulazione, ma ce ne sono molti altri, come per esempio un rotary simulator, un ring modulator, ce ne sono un'infinità. Questi effetti abbelliscono, diciamo così, il suono. Come ultima categoria, e che normalmente si trova a fine catena, abbiamo gli effetti di ambiente. Gli effetti di ambiente, i quali vanno a simulare uno spazio. Questi sono per esempio i delay, che di fatto simulano un eco che si avrebbe magari urlando in un grande anfiteatro o magari in una ampia vallata. E il riverbero che è simile al delay, che in sostanza il concetto è lo stesso, solo che va a simulare degli spazi più stretti e quindi con delle code appunto di riverbero, di ritardo si chiamano, più diffuse e ravvicinate. Quindi, ricapitolando, dinamica, modulazione, ambiente, ma nello specifico come vanno collegati in serie questi pedali. Allora, tralasciando alcuni pedali che andremo a vedere più tardi perché sono un po' particolari, andiamo a vedere come comporre la nostra pedaliera, o almeno ti faccio vedere come la comporrei io, perché comunque, ripeto, non è una regola, non è un dogma che deve essere uguale per tutti.
Allora, abbiamo detto che di solito si inizia con gli effetti di dinamica. Quindi io metterei all'inizio catena un compressore e dopo l'overdrive. C'è chi il compressore lo mette prima, chi lo mette dopo l'overdrive, ma questo genera comunque una pasta sonora diversa. Bisogna un attimo capire il concetto. Allora, il compressore, come abbiamo detto, comprime la dinamica del segnale, quindi avremo un volume più normalizzato, più omogeneo, diciamo così. In sostanza, se il compressore è messo prima dell'overdrive, la differenza che suoniamo forte o che suoniamo meno forte sarà minore e di conseguenza anche la distorsione. Quindi sia che suoniamo più forte o che suoniamo più leggero, la caratteristica, la quantità di distorsione che ne uscirà sarà pressoché la stessa. Se invertiamo invece i pedali, mettiamo prima il distorsore, chiamiamolo così, e poi il compressore, cosa succede? Succederà che il pedale, overdrive o distorsore, sarà molto sensibile alla nostra dinamica, al nostro tocco. Quindi se suoniamo piano avrà una minore distorsione, se suoniamo più forte avrà una distorsione maggiore. Entrerà dopo nel compressore, il quale ne limiterà la dinamica. Questo significa che il volume di uscita sarà pressoché lo stesso, ma la caratteristica, quindi poca o tanta distorsione, cambierà in funzione a come suoniamo. Quindi anche qui non esiste una regola, esiste solo il gusto. Io personalmente metto il compressore prima e l'overdrive o distorsore dopo. Proseguendo la nostra catena abbiamo quindi gli effetti di modulazione. Qui possiamo avere un chorus, un flange, un phaser. Qui sinceramente non ho mai trovato cosa va messo prima o cosa va messo dopo, semplicemente perché penso sia raro trovare un chitarrista che utilizza tutti questi tre effetti contemporaneamente. Cioè, se uno utilizza il chorus molto facilmente non utilizzerà i flanger e il phaser insieme, ne utilizzo solamente uno alla volta. Si passa quindi alla fine della nostra catena con gli effetti di ambiente. Gli effetti di ambiente che sostanzialmente sono delay e riverbero. Io personalmente, come penso faccia il 99% dei chitarristi, metto prima il delay e dopo il riverbero, ma anche qui non è una regola. Ma per quale motivo è più usato fare questo? Allora, il delay sono delle ripetizioni, quindi abbiamo il nostro segnale dry che è bene chiaro di fronte, intelligibile, con le ripetizioni che vengono dopo. Si pensi per esempio a un treno che passa con tutti i vagoni collegati dietro, ok? Mentre il riverbero dobbiamo immaginarcelo come prendere un sasso e lanciarlo in uno stagno, che si creano delle onde, delle ripetizioni tutte attorno. Quindi il delay, c'è il segnale dry e le ripetizioni vengono dopo, e il segnale però resta ben chiaro, intelligibile. Mentre il riverbero annega un po' il suono, perché appunto le ripetizioni sono diffuse tutte attorno. Quindi viene normale pensare che sia più giusto riverberare un segnale ripetuto piuttosto che ripetere un segnale riverberato. Magari detta così può sembrare un po' confusionaria, però se pensiamo appunto alla catena, il segnale entra nel delay, viene ripetuto, poi il segnale dry insieme alle sue ripetizioni vengono bagnate nel riverbero. Se facessimo il contrario, avremo un segnale che entra nel riverbero, il segnale viene riverberato, quindi diffuso, e poi viene ripetuto, quindi è una cosa che sarebbe un po' innaturale. Le menzioni a parte che ti dicevo prima riguardano i pedali di wah, whammy, pitch shifter e noise gate. Io ho visto utilizzare questi pedali in posizioni molto diverse da artisti, chitarristi molto diversi tra loro, quindi anche qui il gusto la fa da padrona. Però se volessimo ragionare e posizionarli nel punto tendenzialmente più corretto, andrebbero messi tutti all'inizio, prima ancora del compressore. Almeno io faccio così. Per quale motivo? E andiamo un attimo a vederli nello specifico.
Allora, cominciamo col noise gate. Il noise gate che di fatto potrebbe essere un effetto di dinamica, perché funziona un po' come un limiter, un compressore, ma al contrario. In pratica il noise gate ha una threshold, una soglia, che noi possiamo regolare col potenziometro, e tutto quello che sta sotto quella soglia lì, lui lo elimina. Quindi, quando noi colleghiamo la nostra chitarra e magari utilizziamo anche un pedale di overdrive o meglio ancora di booster o distorsione, si sente chiaramente, anche stoppando le corde e non suonando, il classico rumore di fondo o fruscio o appunto noise. Bene, il noise gate serve appunto per togliere questo, per pulire il suono da questo fastidioso fruscio. Ma dove deve essere posizionato il noise gate perché funzioni meglio? Io consiglio sempre di metterlo all'inizio della catena. All'inizio della catena per quale motivo? Perché il segnale che arriva dalla chitarra e quindi passa attraverso il pick up, attraverso il cavo, raccoglie il rumore, entra nel noise gate, regolo la threshold, quel tanto che mi basta per ripulire il suono. Quindi il suono entra nell'ipotetico pedale overdrive già pulito. Quindi noi avremo una distorsione bella, cicciona, come ci piace a noi, ma priva del rumore di fondo raccolto da pick up e cavo. Quindi in pratica diamo da mangiare al nostro pedalino overdrive un segnale pulito. Se andiamo a mettere invece il noise gate dopo il pedale overdrive, capite anche voi che all'overdrive, al distorsore, arriverà un segnale sporco, carico di rumore, appunto raccolto dai pick up e dal cavo. Il pedale del distorsore, per sua natura, ne aumenterà moltissimo il livello e il noise gate posizionato dopo l'overdrive dovrà lavorare di più, ovvero dovremo prendere questa soglia, questa threshold, e alzarla molto di più, perché appunto sì, ha aumentato la distorsione, ma l'overdrive ha aumentato anche il livello di rumore. Per questo motivo io consiglio di mettere il noise gate all'inizio della catena, appunto per ripulire il segnale già dal principio. Gli altri due che andiamo a vedere sono il pitch shifter e il whammy, che appunto li vediamo insieme perché sono circa la stessa cosa. Questi sono degli effetti che potrebbero essere intesi come modulazione, anche se non lo sono in realtà, perché non fanno altro che andare a modificare la tonalità del nostro strumento. Un pitch shifter in pratica innalza la nostra accordatura della nostra chitarra di 1, 2, 3 semitoni oppure la abbassa. Di fatto è come se noi andessimo sulle meccaniche della nostra chitarra e ci mettessimo ad accordare la chitarra in maniera diversa. E lo stesso lo whammy, che però diversamente dal pitch shifter, questa escursione di tonalità può essere regolata grazie a un pedale. Bene, questi due effetti anche questa volta io consiglio sempre di metterli all'inizio della catena, perché questi due pedali di qualsiasi marca, di qualsiasi fattura, di qualsiasi anno, che siano grandi, piccoli, rossi o gialli, sono tutti digitali. Non esiste whammy o non esiste pitch shifter che siano analogici, e il digitale, perché possa lavorare bene, ha bisogno di un segnale pulito, quindi vanno collegati direttamente alla chitarra. Il segnale della chitarra entra su whammy o pitch shifter, il quale elaborano il segnale e innalzano il tono. Se noi andiamo a mettere questi pedali dopo, magari dopo la distorsione o dopo le modulazioni, per il pedale, appunto per il pitch shifter o per il whammy, sarà sempre più difficile poter elaborare correttamente il suono. L'ultimo che andiamo a vedere è il wah, il famoso wah. Anche questo consiglio sempre di metterlo all'inizio della catena. Ma cosa fa il wah? Il wah non fa altro che andare a modificare la curva di equalizzazione della nostra chitarra. Detta in parole spicce, crea un punto di risonanza all'interno appunto della nostra gamma di frequenze della nostra chitarra, e muovendo il pedale avanti e indietro va a spostare questo punto di risonanza tra frequenze basse, medie, alte. Quindi in sostanza è una modifica del tono della chitarra.
Di fatto è come se noi andassimo, finché suoniamo, a muovere velocemente il tono della nostra Stratocaster. Quindi anche qui questo pedale è consigliato metterlo all'inizio della catena, perché può lavorare meglio e anche il suono generato sarà molto più bello. Ultimi due pedali che andiamo così a vedere sono il volume e l'accordatore. Beh, l'accordatore di fatto non è proprio un pedale d'effetto, infatti non rientra né in dinamica né in modulazione né in ambiente, è semplicemente un pedale di utilità che serve appunto per accordare la nostra chitarra. Anche qui, se possibile, mettetelo all'inizio della catena, perché l'accordatore per funzionare bene ha bisogno di un segnale pulito. Se noi lo mettiamo alla fine o a metà e quindi magari dentro all'accordatore arriva il segnale distorto o magari peggio ancora modulato magari da un phaser o da un flanger, l'accordatore farà una fatica boia a analizzare il segnale e a darci il responso, con conseguenza che noi faremo fatica anche ad accordare la nostra chitarra. Quindi anche questo va messo all'inizio catena. Piccola parentesi prima di parlare del volume: non prendete paura se sentite tutti questi pedali, wow, Amipi, Schiffer, Noise Gate, accordatore, messi tutti a inizio catena, perché è impensabile che un chitarrista utilizzi tutti questi pedali contemporaneamente nello stesso momento. L'importante è che stiano prima di compressore, overdrive e tutto il resto. Anche qui il volume si capisce benissimo cosa fa: alza o abbassa il livello del segnale della nostra chitarra. Ma dove posizionarlo? Ecco, il volume è una cosa molto personale che può essere messa in qualsiasi punto della pedaliera, dove più vi piace e soprattutto secondo le vostre esigenze. Ora vi faccio alcuni esempi. Due sono i punti principali da tenere a mente. Il primo, il volume se messo all'inizio, quindi il volume subito dopo la chitarra. Il volume messo subito dopo la chitarra e quindi prima dei distorsori, prima degli effetti di dinamica, di fatto non fa altro che quello che farebbe il volume, il pot del volume della nostra chitarra. In sostanza sapete anche voi che se vado ad abbassare il volume della mia chitarra collegata a un distorsore, per esempio, in realtà non vado ad abbassare il volume della mia chitarra, del mio suono, ma semplicemente vado a ridurre il segnale che entra nell'overdrive e quindi non farò altro che alleggerire la distorsione. Ecco, un pedale messo in quel punto lì, quindi messo prima degli effetti di dinamica, fa la stessa cosa che farebbe il pot della chitarra, né di più né di meno. Ma se noi invece vogliamo il nostro suono che rimanga sempre uguale, ma vogliamo solamente aumentarne o diminuirne il volume, quindi vogliamo che la nostra caratteristica, il nostro suono e la nostra distorsione resti uguale, ma vogliamo semplicemente all'occorrenza abbassare di un po' o alzare di un po', allora il pedale va messo dopo, magari a fine catena. In questo modo tutto il segnale passerà, verrà processato attraverso i nostri pedalini e il pedale posto in fondo alla catena regolerà il volume. In pratica il pedale è diventato, come dire, un master, ok? Quindi anche lì il volume, il pedale di volume, puoi metterlo benissimo dove vuoi, in dove pensi che funzioni meglio e soprattutto dove risponde di più alle tue esigenze. Bene, questo era il collegamento, come abbiamo detto, un classico, quindi chitarra, pedalame vario e in diretta dentro all'input dell'amplificatore. Ma se tu utilizzi il sistema a 4 cavi o comunque colleghi la tua testata in send return, dove va posizionata la testata? Ovvero, dov'è il punto di send e return nella pedaliera? Anche qui il punto è dopo gli effetti di dinamica e prima degli effetti di modulazione. In sostanza la testata
quindi la preamplificazione va messa tra questi due. Avremo quindi i pedali di compressore, di overdrive, distorsioni che stanno prima della preamplificazione. Il segnale viene quindi preamplificato dalla nostra testata, passa poi agli effetti di modulazione e di ambiente. Questo perché gli effetti di modulazione e di ambiente lavorano meglio e rendono meglio se posizionati dopo la preamplificazione. Piccola parentesi che avevo detto ancora all'inizio: se suoni in digitale, quindi se usi sistemi come Fractal, Helix, Edras, Boss, quindi hai una simulazione digitale, i concetti sono gli stessi, perché il digitale non fa altro che riprodurre quello che c'è nella realtà. Quindi se tu hai una buona base, una buona esperienza con l'analogico, quando andrai nel digitale non farai altro che portarti appresso il tuo bagaglio, la tua esperienza, ed è valido. Solo che il digitale ci mette a disposizione molte più possibilità, ed ecco che le cose cominciano a cambiare. Per esempio, è molto più facile suonare in stereo. Ci bastano semplicemente due cavi in diretta al mixer, mentre magari in analogico ci vogliono due amplificatori, due microfoni, ok? Se utilizziamo la possibilità stereofonica, i blocchi effetto, quindi i pedalini virtuali, vanno posizionati in una maniera un po' diversa, ovvero gli effetti di modulazione e di riverbero vanno messi tutti in fondo. Per farti un esempio, avremo chitarra, effetti di dinamica, quindi compressore, overdrive, distorsore, avremo la simulazione dell'amplificatore, subito avremo la simulazione di cabinet, quindi avremo già la nostra cassa, chorus, flanger, phaser, delay, riverbero, vanno tutti in questo ordine, dopo addirittura la cassa, proprio come fossero messi in post produzione, se pensiamo per esempio a uno studio di registrazione. Questo semplicemente per esaltarne e per beneficiare meglio dell'effetto stereofonico. Alla fine di tutto questo, queste sono le principali regole che mi vengono in mente di consigliarti, ma la principale e la più importante di tutte resta comunque il fatto di sperimentate e provate. Spero che questo video vi sia stato utile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!